Salve a tutti, mi chiamo Roberto Capodici e vi parlerò di decentralizzazione e blockchain. Vorrei iniziare con qualcosa a cui tutti possiamo relazionarci. Abbiamo tutti attraversato il periodo delle ICO o ICO, Initial Coin Offering, offerta iniziale delle criptovalute. Abbiamo tutti letto le white paper molto astratte delle startup. Siamo un'organizzazione customer centric che delivera il valore di IoT, cloud, big data, machine learning ed intelligenza artificiale utilizzando design thinking per guidare la trasformazione digitale dell'impresa connessa alla blockchain. Al che ci si chiede cosa facessero e alla fine era solo un altro assurdo token. Abbiamo lanciato questo nuovo token chiamato Pedone Coin. Come funziona? Basta passare sopra i pedoni con la propria macchina per fare soldi. Pronto per il gioco di parole? È un buon investimento. Ok, fatemi fare un NFT di questa battuta che la vedo su OpenSea. Scherzi a parte, diamo un'occhiata a come siamo arrivati fin qui per capire meglio dove siamo diretti. Viviamo in quella che viene chiamata l'era dell'informazione, nota anche come l'era del computer o era digitale. L'evoluzione umana ha attraversato l'età della pietra, l'età del bronzo, sì, sto iniziando dall'inizio. Ed è nell'età del ferro che la tecnologia ha iniziato a svilupparsi. Non sto dicendo che gli uomini delle caverne costruissero microchip, ma una continua evoluzione di alcune tecnologie rudimentali ha portato a quella che un paio di migliaia di anni dopo è diventata la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale è suddivisa in sottosistemi, per gli sviluppatori si tratta di array di array. C'è la prima rivoluzione industriale basata sull'energia dell'acqua e del vapore utilizzate per meccanizzare la produzione. La seconda rivoluzione industriale è basata sull'energia elettrica per ottenere la produzione di massa. La terza rivoluzione industriale è basata sull'elettronica per avere una produzione intelligente. E ora siamo in quella che alcuni chiamano la quarta rivoluzione industriale, ma io preferisco chiamarla l'era dell'informazione, cioè basata su dati, informazioni, usate come servizio e prodotto. Anche l'era dell'informazione è suddivisa in sottosistemi, sempre per gli sviluppatori si tratta di array di array di array. Abbiamo avuto la fase iniziale in cui il contenuto analogico è iniziato ad essere salvato e condiviso in formato digitale, una seconda fase in cui questo contenuto digitale è iniziato a poter essere inviato e usufruito attraverso le reti e poi via internet, e una terza fase in cui i servizi vengono venduti e forniti da individui ed aziende attraverso internet. E la quarta fase, che è appena iniziata, in cui quei prodotti e servizi sono offerti dalla comunità alla collettività, la fase di decentramento. Uno sguardo al prossimo futuro. Presto i protocolli per sistemi decentralizzati inizieranno a sostituire quelli dei servizi web centralizzati che attualmente dominano internet. Quando invece di connettersi all'API di qualche provider centralizzato, le nostre applicazioni interagiranno direttamente con una rete peer-to-peer, faremo un passo verso un internet decentralizzato. Quando invece di connetterci a un internet provider che sta effettivamente nel mezzo tra il nostro computer e il resto di internet, ci collegheremo a un hotspot a caso di un mesh network globale, allora anche internet come infrastruttura sarà decentralizzata. Esistono diversi strumenti per decentralizzare e la blockchain è una delle tecnologie di spicco attualmente in uso. Sappiamo tutti che Bitcoin, pur avendo il merito di averci portato il concetto di blockchain, è solo uno dei tanti servizi decentralizzati che possono essere eseguiti su una rete peer-to-peer. L'adozione della blockchain sta andando oltre i casi d'uso delle criptovalute. Questo sta accadendo perché i protocolli blockchain sono aperti e chiunque può implementare su di essi può clonarli, modificarli e soprattutto migliorarli. Si tenga presente che stiamo parlando di piattaforme blockchain, non di applicazioni sviluppate su di esse. Ecco una citazione di Fred Ersham. Le blockchain sono organismi digitali. Mentre gli organismi si evolvono attraverso i cambiamenti nel loro DNA, i protocolli blockchain si evolvono attraverso i cambiamenti nel loro codice. E come gli organismi biologici, le blockchain più adattive saranno quelle che sopravviveranno e prospereranno. La necessità di migliorare la tecnologia di base è grande. La maggior parte delle tecnologie blockchain, dei sistemi di consenso, dei tipi di transazione, sono tutti progettati con una criptovaluta in mente. Questo va al cuore di come una blockchain è protetta, rendendo quelle piattaforme deboli e soggette ad attacchi se adottate su casi d'uso non legati alle criptovalute,
o quando si gestiscono titoli di valore superiore all'economia interna della blockchain. In due parole, quelle blockchain sono sicure fino a quando il ritorno dell'investimento del costo di un attacco non rende l'attacco conveniente. Ad esempio, utilizzando gli attuali sistemi di consenso, le blockchain suscettibili di attacchi sono quelle che gestiscono titoli che valgono molto più della capitalizzazione di mercato della blockchain stessa. Ad esempio, blockchain che gestiscono titoli di proprietà, come le ricevute di magazzino, e quelle utilizzate per decentralizzare la gestione di dati senza una reale necessità per una criptovaluta, ad esempio flussi di documenti tipo le cartelle cliniche. Per decentralizzare ed essere davvero decentralizzata, una blockchain non dovrebbe avere alcun amministratore, nessun controller centrale o autorità e nemmeno una leadership carismatica influente. In una blockchain ogni utente possiede e controlla i propri dati. La blockchain sostituisce la necessità di fidarsi di terzi con la prova crittografica di cosa è successo, quando è successo e la garanzia che è successo seguendo le regole del protocollo contenuto nel software di base della blockchain. Una transazione che non rispetta le regole non viene elaborata. Non posso inviare a qualcuno 10 bitcoin se non li ho. La blockchain deve essere vista come un sistema decentralizzato con gli strumenti per garantire crittograficamente la trasformazione dei dati. Blockchain offre la possibilità di avere scarsità e quindi anche la singolarità di risorse digitali, cosa che nel mondo digitale era impossibile solo fino a un decennio fa. La blockchain consente di raggiungere un consenso sullo stato attuale di un dato senza doversi fidare di terzi che ci dicono qual è lo stato attuale di quel dato. La blockchain ha il potenziale, nel prossimo futuro, di cambiare radicalmente il modo in cui condividiamo le informazioni, acquistiamo e vendiamo cose ed interagiamo tra di noi e con le istituzioni. Useremo la blockchain per provare la nostra identità e per verificare l'autenticità di tutto, dal cibo che mangiamo alle medicine che prendiamo. E, cosa più importante, possederemo e controlleremo i dati che ci appartengono. Sappiamo tutti che per gli utenti le tecnologie nascoste, pensate ai database, sono le più difficili con cui relazionarsi in quanto fanno il loro lavoro dietro le quinte dell'interfaccia. Questo è un problema anche per la blockchain e la sua adozione è stata peggiorata a causa dell'associazione spesso negativa con attività illecite presumibilmente fatte con le criptovalute. È necessaria una buona narrativa per accelerare l'adozione della blockchain ed ottenere la fiducia necessaria affinché la tecnologia venga accettata in più industrie. Inoltre, blockchain è come il nuovo cloud, i big data, l'intelligenza artificiale. Troppe persone usano il termine blockchain con leggerezza, senza nemmeno sapere bene di cosa stanno parlando. La blockchain dovrebbe essere usata per risolvere problemi reali, ma purtroppo è spesso forzata in progetti senza un reale bisogno, solo per scopi di marketing. Un vero sistema decentralizzato non ha una proprietà o un punto di controllo centralizzati, in quanto appartiene alle persone che gestiscono i nodi della rete peer-to-peer. Le aziende che creano veri e propri sistemi decentralizzati li consegnano al pubblico, rimanendo senza alcun controllo su di essi, a parte forse tenendosi una grossa fetta della sua economia. Il codice per far funzionare un nodo è nelle mani della comunità open source e l'intero progetto è pubblico. Una volta che il sistema è pubblico e il suo codice open source, allora il progetto è realmente decentralizzato. Coloro che finanziano il progetto contribuiscono direttamente al processo di sviluppo fatto dalla comunità open source. Coloro che gestiscono un nodo della rete peer-to-peer di un sistema contribuiscono al sistema stesso essendo parte della rete, creando un valore collettivo e tenendo alta la sicurezza del sistema. Queste persone dovrebbero guadagnare dalle attività che gli utenti svolgono grazie al sistema. Quando gli utenti pagano per i servizi consumati nella rete peer-to-peer, tali pagamenti dovrebbero essere suddivisi tra tutti i gestori dei nodi della rete peer-to-peer. Gli operatori dei nodi hanno infatti bisogno di essere compensati per l'uso dei computer e dei costi che hanno allocato per far funzionare i loro nodi, elettricità, connessione internet, manutenzione, eccetera. I sistemi attuali premiano solo gli account che creano nuovi blocchi, mentre il resto della rete rimane non compensato. La strada da percorrere è inversa, bisogna punire gli account che non fanno il blocco quando dovrebbero e non dare tante nuove monete a chi fa il nuovo blocco.
Facciamo attenzione, non sto dicendo che non dovrebbero esserci modi e opportunità per le aziende di monetizzare i suoi servizi decentralizzati. Quello di cui ho parlato finora è il livello base, la piattaforma blockchain stessa, che deve essere davvero decentralizzata. Tuttavia, le applicazioni decentralizzate costruite su una blockchain aperta e pubblica possono avere un punto di controllo centrale, un account amministrativo, livelli utente e metodi specifici di monetizzazione. C'è un mondo di servizi che bisogna implementare e molti stanno venendo implementati, a partire dalle applicazioni ibride che utilizzano blockchain solo per alcuni dei loro processi, alle DAO, Decentralized Autonomous Organization, applicazioni che funzionano completamente sulla blockchain in maniera autonoma. Molti di questi sistemi decentralizzati sostituiranno i servizi e le applicazioni online esistenti, ma altri sono servizi nuovi che non sarebbero mai esistiti se non ci fosse una piattaforma decentralizzata per eseguirli. Blockchain e più ampiamente il decentramento offre grandi opportunità e dobbiamo concentrarci ed utilizzarle quando implementiamo nuovi progetti. Condividerò con voi la storia di quella che credo sia una delle più grandi opportunità mancate quando si parla di decentramento nella storia recente. Sappiamo tutti cos'è Torrent, giusto? No? Sono sicuro che nessuno di voi l'abbia mai fatto, ma Torrent è un protocollo peer-to-peer utilizzato principalmente per scaricare film e musica piratati. Bene, Torrent è decentralizzato nella sua natura in quanto una rete peer-to-peer ed è il primo sistema di condivisione file che le autorità non sono state in grado di chiudere. Torrent è alla base di ciò che oggi è una blockchain. Una blockchain non può essere tirata giù se funziona con un protocollo solido. Sto arrivando alla fine di questo video e come promesso vi lascio con una breve storia interessante. Titolo: l'occasione mancata dell'industria musicale e cinematografica. I consumatori hanno sempre comprato musica e film e i più criminali facevano copie delle cassette di musica e delle videocassette per i loro amici. Questo comportamento è stato tollerato in quanto la perdita di qualità dell'audio e del video nelle copie analogiche ha reso la catena delle copie, delle copie, delle copie piuttosto corta. Flashback all'inizio del video. Quando siamo entrati nella prima fase dell'era dell'informazione ed i contenuti sono diventati digitali, le persone hanno iniziato a fare copie di CD e DVD. A questo punto non c'è perdita di qualità, poiché le copie digitali sono tali e quali l'originale. Per questo motivo le copie digitali sono state molto meno tollerate, ma le cose sono andate ancora peggio. Disperazione, urla, persone preoccupatissime che corrono nei corridoi degli uffici dell'industria musicale e cinematografica e manager che si strappano i capelli, sto solo ipotizzando, non appena siamo entrati nella seconda fase dell'era dell'informazione. Ed i contenuti digitali possono ora essere copiati via internet. L'industria musicale e cinematografica ha quindi fatto pressioni sui governi per chiudere qualsiasi sito web, forum e archivio di file online utilizzato per scambiare contenuti piratati. Napster è stato l'ultimo a resistere, il contenzioso dell'industria musicale ha funzionato contro di loro e Napster ha ricevuto l'ingiunzione ed ha chiuso i suoi server nel luglio 2001. Ma c'era Torrent, una rete peer-to-peer che semplicemente non può essere fermata. L'industria della musica e dei film, ora insieme all'industria del software, poiché anche la pirateria del software su peer-to-peer era dilagante, ha fatto pressioni sui governi per arrestare chi scaricava materiale piratato, chiamandoli appunto pirati. Secondo la legge degli Stati Uniti, la violazione della proprietà intellettuale può comportare fino a 5 anni di reclusione ed una multa di $250,000, questo per ogni copia fatta. Mentre la copia di una canzone di un film conta come una singola violazione, il downloading legale di Windows, per esempio, significa una violazione per ogni applicazione in esso contenuta, la calcolatrice, il blocco note, il solitario, eccetera. Ci furono dei ragazzi che si trovarono a rischiare l'ergastolo solo per aver scaricato software piratato da Torrent. Questa mossa, mi chiedo, fatta dall'industria della musica, dei film e del software, è riuscita a fermare la pirateria sul network peer-to-peer? No. Sono risultati simpatici al pubblico? No. Erano troppo concentrati a combattere i mulini a vento. Se non cogliete l'analogia, vi suggerisco di leggere Don Chisciotte, un romanzo di Miguel de Cervantes,
che si sono persi quella che secondo me sarebbe potuta essere una grande opportunità: la possibilità di vendere tutti i loro contenuti mai creati, i vecchissimi contenuti con gli ultimi nuovi, a persone che si trovano ovunque nel pianeta, dalle grandi città ai più piccoli villaggi di paesi remoti, attraverso una rete che non dovevano nemmeno gestire o pagare. Invece di dover spedire CD e DVD in scatoloni, avevano solo bisogno di condividere tramite torrent la loro musica ed i loro film bloccati da un sistema di Digital Rights Management, DRM, fornire anteprime gratuite e di mezzi per pagare e sbloccare i contenuti sotto DRM. Avevano l'onda perfetta da surfare e l'hanno persa. Alcuni anni dopo, con l'arrivo di Bitcoin e con esso della blockchain, l'industria colpita non è stata quella della musica e del film, ma il settore finanziario mondiale. Sono lieto che questa volta la reazione sia stata diversa e, come vediamo, c'è un grosso sostegno all'innovazione nel settore finanziario da parte dell'industria quando si tratta di blockchain. Quindi surfiamo insieme quest'onda magica, perché ci sono tantissime opportunità ed abbiamo molto lavoro da fare. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima. Your heart and you will feel proud. Save it in the blockchain, share it with the world. Permanent.